Esiste una carta più iconica di Tarmogoyf? Sì, probabilmente sì. Black Lotus, Fulmine, sono tante. Però Tarmo quanto la sa lunga. Quanto la sa lunga Tarmogoyf. Siamo ritornati con il terzo episodio, quindi l'ultimo del video Legacy in compagnia di Andrea Omega Carducci. Andrea, ci sei? Ci sono, ci sono. Ciao a tutti. Allora, ieri un po' di errori, chiaramente colpa mia che gioco il formato un po' come gioco modern, ma non lo conosco. Ma oggi siamo pronti, sono pronto a non farne, o almeno Dobbiamo spero. riscattarci. Dobbiamo riscattarci, dobbiamo almeno finire 3-2 con questa fantastica Lega Legacy. Devo dire che il formato mi sta piacendo moltissimo, spero anche a voi ragazzi che lo vedete. Io so che dico sempre le stesse cose, però c'è. Cioè, con l'abbonamento a Mana Traders, che vi potete tranquillamente fare e non costa tantissimo, anche tu sei abbonato a Mana Traders, giusto? Sì, Anzi, non sono solo, content creator anch'io esatto, per pure tu loro. sei content creator per loro. Tra l'altro, seguite Andrea su Twitch, il suo Twitter, il suo Twitch, perché c'hai anche Twitch, anche se lo usi poco, soprattutto per Magic. Adesso sta giocando a Valorant e sta perseguendo una carriera competitiva. Dicevo. Vi faccio vedere, i mazzi Legacy non è che costino poi tantissimo e con l'abbonamento a Mana Traders si può giocare questo fantastico formato online, chiaramente, che per esempio Ogak con 318 Dix lo potete giocare ed è il secondo più giocato, Dark Depths 388, cioè VBG, cioè si gioca Junk in Legacy? Si gioca Cavaliere Reliquiario in Legacy? Cioè, è fortissimo Cavaliere. Si gioca in Agroloam. No, sapevo che era forte che si giocava, ma pensavo che fosse ormai obsoleto. Invece no. No, no. È la carta iconica di Agroloam, Esatto. Sì, credo Cavaliere. che sia proprio Agroloam quello che sto mostrando ai ragazzi adesso. Death and Taxes 257. Posso dire che costa meno il online costa meno Legacy di Modern? Eh sì, lo Lo puoi dire, sì. posso proprio È sempre dire. costato poco. I formati eterni, soprattutto Legacy e Vintage, costano molto Tranne poco Modern, online. perché siccome giocano tutti i Modern su MTGO, costa tanto, ovviamente. Anzi, per assurdo, si è alzato di molto il prezzo dei mazzi Legacy da quando c'è Uro e Oko. Certo. Però prima costavano ancora di meno. Certo, giusto. Ok, allora aspetta che controlliamo se tu vedi. Vedi? Ah, Vedo, vedo. fantastico. Ok. Questa mano è intenibile, direi. Questa mano è molto rischiosa e Oddio, fa se non Delver di vedo primo, a meno che non dobbiamo a fare Delver di primo, se forza. non vediamo l'anda siamo morti, se quella slando siamo morti, è un mulligan. Mi dispiace che stiamo mulligando, sì. Ah, oh, Questa la teniamo, è brutta, ma la teniamo, ma andiamo via un oco. È così brutta questa? Eh sì, non abbiamo Lui threat. mulliga a 5, intanto. Mi fa pensare che sia un combo. Ma mi sa che comunque Legacy ha gente mulliga aggressiva, eh. Sì. È un combo. Calice Aur, non Oddio per il santo, monolith. questo l'abbiamo affrontato l'altro giorno. Ripartiamo con questo. Ai ai ai. Ai Questa era da counterare, forse. Perché lui ha mullato. Vabbè, vediamo cosa fa. Abbiamo risposta in lui mano, però, però. allora, abbiamo capito, almeno dall'altra volta io ho capito che il problema è Mystic Forge. Fetch passo. Sì, se è quel mazzo, sì. Dovrebbe Ah, perché ce n'è un altro? essere anche un altro mazzo. Sempre Però uguale. probabilmente è Misty, è Turbo Forge. Probabilmente. Ok, un'altra Sol Land. Carnino. Carnino. No, Carnino lo counteriamo. C'ha due carte in mano. Picciogo. PC Days, che tanto non lo useremo mai più, penso. Non feccio a fine turno. Quante cose sto No, imparando, mamma mia. Un altro Daze, inutile. l'anda passi. E No. il prossimo, a fine turno, dopo lo facciamo. Per forza, perché ci leviamo una landa dal mazzo. Tanto abbiamo un'altra freccia in mano in caso dovessimo pescare Brainstorm. Ora speriamo che lui non ci faccia cose brutte adesso. Lui ha tre carte, già E me. ancora, ma niente, questo mazzaccio qui di nuovo. Comunque è forte Mazeman Tom, Eh sì. eh? Noi possiamo Elkizzarlo, però forse converrebbe Elkizzare di più Green Monolith, non saprei. Probabilmente sì, dobbiamo utilizzare Green Monolith, leviamogli il mana.
Faccio. Ah, bene, ma c'è vulcanica, oco, Certo, più uno tutte le sul terre del monolith. mazzo riusciamo a pescare. Tra l'altro ne giochiamo 19, non è che ce ne sono tanti. Ok, Green Monolith via, niente mana per te. Poi tra l'altro morirà di fulmine, siamo tutti molto contenti. Intanto lo tappa Tre e con mana. quei 3 mana pesca, giustamente. Buono. Va bene. Però adesso il Che nostro Lord carta Maze Main Tom? assume. Cioè, Maze Main Tom è riuscito ad arrivare in Legacy, ma che cosa? Nostro Dez diciamo che ha una sua value adesso, se ci sto Adesso, guardando. quantomeno, visto e considerato che le sue terre danno 2 mana e non è che possono, appunto, tapparsi per. A 2 pesca ancora. Pesca. Va bene. Ma questo vuol dire che non è messo E bene. a 2 adesso fa una cosa che io farò Daze, penso. Penso anch'io, vediamo cos'è. No, si ripensa. Fa prima Andiamo Mox di a Opale, che non triggera, vi vedere. ricordo, e quindi questo E Daze. questo lo dezziamo, sempre. Cioè non triggera, scusate, non lo può attivare, non ha Sì, non è Metalcraft. attivo, sì. Chiaramente quello si becca. Attacca Oak, ovviamente. Ora, se io pescassi un altro Bolt, potrei elchizzare anche questo e uccidere tutto. Ma ho pescato Delver, quindi cibo. Allora, cibo sicuramente. Cibo. Delver. Delver. La terra che Fetch che non conosce. usiamo. Non la terra che No, conosce. no, no. No, Fetch che abbiamo Delver, dobbiamo. Se fa schifo la toppa dobbiamo shufflare e non Giusto. pescarla. E poi Bolt. E poi sì, facciamo volta, dai. Va bene. Beh, potevamo aspettare, però insomma, non è che cambi moltissimo. Altro questo è lo stesso tizio con cui abbiamo giocato la prima Lo sai partita, che può quindi non vorrei essere? sbagliarmi. No, Sì, è invece. lui. Anche... Ah, Sì, sì. è lui. Anche questo mazzo orrendo penso che lo giochi Ah, solo lui. Sì, che peccato questo che facciamo vedere 2 partite uguali di 2 mazzi uguali con lo stesso Oppo. 2 partite uguali, speriamo di no, perché ci ha battuto e vorrei vincere. Surge Node completamente inutile adesso, se non per mettere dei segnalini qua e quindi per ucciderlo. Ecco, questo è forte invece. adesso la può già usare. No, non la Perché a può me usare. non costa 4, scusami. 4 più lei. Ho pale attivo, no? 1, 2, 3, basta. Aveva un mana in pool o sbaglio? No, ok, mi sbaglio forse. Ora a quello però. Sì, aveva un mana in pool. Ok, a quello. È lì. Speriamo che flippi questo Delver, sarebbe molto importante. Se no, Non flippa. Tarmo. Però. Tarmo Non ha. lo riveliamo. Lo prendiamo per forza. Lo prendiamo e lo giochiamo. Teniamo la feccia attiva. E non elchizzo niente perché non ha niente di rilevante, credo. Questa è una 4-5. Questo è un costrutto, però. Quindi ogni artefatto che lui fa aumenta la potenza del costrutto. Si potrebbe elchizzare il costrutto. Ah, ok, sì. No, Il sottotipo gli rimane. no, 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 no. Non diventa E neanche allora? artefatto. Allora elchizziamo il costrutto, probabilmente. Eccolo là. Construct E passiamo. is green, c'è scritto. Sì, rimane costrutto, probabilmente. Rimetto lo stop. Non ho fatto terra. Sei contento, non ho fatto terra? Hai Molto. visto? Sto imparando, eh? Perché Sono non ho molto fatto terra? contento. Visto che magari qualcuno di voi se lo sta chiedendo. Perché se trovo Brainstorm la posso shufflare via e pesco una carta in più. Esatto. Maze Mine Tom parte 2. Va bene. È lì. Vediamo cosa abbiamo sulla top. Se questo Delver volasse per uccidere Karn, già saremmo un po' più Sarebbe contenti, buono. no? Già. Anche perché Tarmo difende dai suoi elk perché non sono più costrutti.
Force of Negation. Ta-da! Vediamo. E la peschiamo anche, Tra l'altro, ovviamente. Force of Negation mi Facciamola. sembra anche forte, infatti. La vogliamo sempre. È il momento. È il Karn momento. ci Attacchiamo lascia. Karn. Allora, quell'affare 5-5 può aumentare di costituzione e di caratura? Direi di sì. Quindi forse. Ecchizziamo il costrutto. No, no, meno 5 no. Sì, meno Ecchizziamo 5. il No. costrutto. Proprio no. Ecchizziamo il costrutto. Abbiamo Tarno per proteggere Oko. La Abbiamo faccio carta a sta terra mano. stavolta? No. Abbiamo fo. No, no, assolutamente. Non ci serve a nulla. E purtroppo a sti mezzi mentre che pesco. Sta È un problema. pescando tutto il mazzo, beata Lo so, lui. quello Tra purtroppo. l'altro qui fa anche delle vite per fare uno scry. Beh, bello che abbia fatto prima pesco e poi scry, eh. A casa mia si fa il contrario, però. No, Sai, sembra un po' più forte. poi non lo so, insomma. No, no, se diciamo che Magari, mi capito? sembra un po' Pesca meglio. carta inutile e poi fa scry. Vabbè. Noi abbiamo Fawn, la partita non è semplice, però comunque abbiamo un counter in mano, mi sento abbastanza No, abbiamo tranquillo anche comunque. il buon Ogo che lui deve attaccare per forza in tuo Ogo perché sennò ruba Certo. pezzo e probabilmente insomma rubare un Mazeman Tom ci farebbe un po' comodo, eh? Ponte, Bridge. direi che ponte non va bene. Non lo so. Ah, è vero, c'è Ogo, poi non attacca più lui col ponte. No, no, no. Non, a me va bene Ponte, sinceramente. Va bene, ponte sia. Mi va bene perché noi peschiamo, il nostro Delver attacca. E poi facciamo terra per non far No, noi attaccare non lui. Ah, attacchiamo? no, 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 non attacchiamo, non attacchiamo. No, no, scusami, scusami, una boiata. Va bene così. Va bene, passa. Prendi il turno. Wasteland, Ottima, questa è ottima, ottima, così questo Inventor ottima, Sphere ha finito di ottima. rompere i coglioni. Mandiamo via sicuramente Inventor Sphere subito. Facciamo un altro food. No, Sto pensando. forse gli frego Mazeman Tom. Lui se lo tappa in risposta, però può solo fare scry e noi ci peschiamo due carte. Tanto lui non può attaccare. Non può attaccare se non gioca le carte che ha mano. Vabbè, dico, noi abbiamo i blocchi. Quello è vero. Prendiamo Mazeman Tom, anche secondo me ci può stare. Può Ma essere una perché non lo posso giocata. prendere? Ah no, non lo puoi prendere perché scambia artefatto con bestia. Ah, solo con creatura. Ma lui Ma sì, concede, ma pensa. concede, non può più fare nulla lui. Ma perché sa che abbiamo forza, non per altro, Eh insomma. sì, anche per quello. Vabbè, a Braid Ancient Grudge Abrade, si spiegano da Ancient soli, con Grudge, l'Hector Roof si spiega da Collector Hoop, solo. esplosivi. Esplosivi, direi che ci siamo. Poi Silver basta. Library si potrebbe valutare, ma è un po' lento. Se lui parte a nastro, moriamo No, ma sempre. come mi hai detto tu, qui bisogna denaiare il ramp iniziale. È tutta lì la partita. Cioè, Sì, è lì, la partita è lì, non è ovviamente. che. Via i Bolt, un altro. No, Allora, i Bolt servono perché dobbiamo fare no, 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 elchizzare la percorso. roba. Sì, leviamo i dates probabilmente on the draw. Tutti e quattro? Sì. Puoi tenere un dates e togliere un chain lightning se vuoi. Ma pure un arcanista? Ti piace organista? Sì. È forte in realtà. Boh, leva un arcanista e metti un altro dates se vuoi. Vero? Cioè, a me piaceva più così perché comunque Arcanista non rifà le nostre cose chiave contro di lui. Cioè, non rifà Braid, Quello non no, rifà è vero, però rifà Ancient manipolazione, Grudge. rifà Sì, bot. certo, rifà quelli, per carità. Tra l'altro, eccolo Arcanista. Force of Will, Preordain, Non vedo, non vedo. Daze. Ok, ci Questa è una siamo. buona mano. Perfetto, sì, questa è una manona. Cioè, Se c'era un Delver ero contentissimo. no, manca le fetch. Manca le fetch, però abbiamo preordine, abbiamo force pitch, Lui si mulliga a parte a nastro 6. subito. Ancient Tomb. Core Tap. Io lo countero sta cosa. Oddio, Ma è un così cretino, io. eh. È un cretino, però boh. A me non me ne frega niente, no, no, no. Io non lo E non counterei, sono me ne sincero. frega niente. Esatto. Mo che fa a 0? Cornucopia. Vedi che te lo dovevamo counterare quel coso? Cornucopia. Lui ha tre carte in mano, eh. Io forzo. Questa secondo me la possiamo forzare. E levo preordain? Per poi fare daze al turno dopo, non lo so. No, perché questa. Boh. No, 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 no. Allora levo O vuoi daze. far. No, leva dentro, leva dentro. Lui ha tre carte in mano, dai. Che parliamo. Bolt! Oh, hai visto? Morto!
Sì, Peccato proviamo, però, perché a proviamo. quel punto Sì. era meglio non counterare Cornucopia. No, gli avrebbe messo comunque un segnalino, perché questo affare è Ah, due, due, proprio due. Se la sacca forte. gliene mette due. Questo affare è proprio forte. Allora, noi dobbiamo sperare che tappi 4, Oh bravo. mio No, Dio! no! Siamo morti. Mai Sepolti. fare F6, mai fare F6. Perché? È tanto che Poi mi perché? inventavo. Ah, è vero, Dizza, abbiamo picciato, my bad, scusami. È vero, hai ragione, che cavolo dico. E lui non sa che abbiamo upgrade. No, Facciamo però noi questo affare ci ha male. Noi dobbiamo pre-warded, facciamo trovare pre-warded. tipo Tarmogoyf prima di subito. Non siamo morti, dai. Oh, Delver e Bolt. Tutto top. Tutto top. Peschiamo, cioè, Bolt in top, peschiamo Delver e lo facciamo. Giusto, giusto, top. Ah, perché Preordain non è forte, è fortissima. Cioè, ti fa vedere due, ma poi ti fa anche pescare. Quindi, perfetto. Quindi adesso noi riveliamo Bolt e poi possiamo anche ammazzargli Donnossir, che a occhio e croce è la sua unica risorsa. No, non so, ha tre carte, può inventarsi cose. Non è, boh, in realtà non è messo benissimo il ragazzo. No, vediamo, se fa un altro Donnossir vince, ovviamente. No, fa ponte e non Vince. attacca più con Donnossir, quindi. Attacchiamo anche noi, però non ci interessa, onestamente. Vabbè, noi quando vogliamo possiamo pescare di quello. Però è chiaro che a Braid ce lo potremmo tenere per ponte, non lo so. O per qualcos'altro di più problematico. Ora vediamo cosa ci propone il ragazzo. Boh, per ora ponte secondo me va bene per tutte e due. Ecco, doppio ponte, a quel punto di certo non spacco ponte. Doppio ponte lo spaccherò con esplosivi quando lo troverò, giusto? Esatto. Spacco pesco? Ma per spaccare pescare devi usare sia Braid Sì. che Non Bolt. Rimaneva a zero carte in mano, ti io. piace. E allora andiamo avanti con le nostre pescate. Non faccio terra. No. Non la fai, non la fai, passiamo. Lui sta stallando, non ha una mano blank. Sì, infatti, che poi, cioè, se non trova la forgia che io gli spacco, lui non è che va molto avanti. Surge Node non fa niente. Ha voglia a mettere segnalini sul nulla. Un altro Bolt. Non faccio Ecco, terra. doppio Bolt, non lo facciamo, però comunque vai. Andiamo, passiamo, passiamo. Glielo facciamo in faccia, lo mandiamo a 6. Che poi capito, ponte con arcanista è brutto in verità. Sì, vai, contro di noi comunque c'è, lui lo deve fare, ponte. Una scelta. E adesso può usare Inventor's Fair. La E l'ha userà, usata. E che prenderà. si Cioè, prende? lui ha due mana, comunque, vorrei Si prende ricordare. Mystic Forge, infatti. Forgia, va bene. Tra l'altro, ora Delver può anche attaccare. Esatto, infatti noi attacchiamo adesso. Eccolo l'arcanista che cercavo. Quello lì vince. Quello vince da solo, sì. Perfetto. Facciamo l'Anda e facciamo Arcanista. Così abbiamo sia Braid che Arcanista giù. Lui si è preso Mystic Forge, però non è un bel piano. Lui adesso deve fare Ma terra. lui è morto, Mystic semplicemente. Non può Forge. fare nulla. Non penso, non c'è uno sport in cui vince questa partita, penso. Sì. Va a 3 e Bolt, muore così Bolt in proprio. risposta. Si muore sul colpo. Cioè, lui pensa che noi non abbiamo Bolt? Boh. Lui ha cioè non ha scelta, Infatti cioè lui dice no, ovviamente. concede. Infatti. Bene, almeno ci siamo presi una rivincita. Due pari. È tipo imperdibile questa partita, penso. Ti fa capire quanto abbiamo visto male l'altra Ah, è volta. vero, effettivamente abbiamo visto proprio male. Sì, mi ricordo che non fu, come si dice, simpatica come situazione. No. Non fu simpatica. Però, ci siamo rifatti. Adesso l'ultimo step per il mio primo evento Legacy, ragazzi. Mamma mia, mi raccomando, eh. Oh, questa è una mano, no? Doppio Questa gank. la teniamo, sì. Oh, non ce la facciamo più in mano con un antretto comunque Sì, con incredibile. Delver, proprio. Non ho mai fatto Delver di primo in tutto l'evento, mi sa. No, poi lo andiamo a Che diciamo ricontrollare. che è leggermente quello No, che vuol un'altra fare volta questo i mazzo. Tide. Astrolabio. Snowco. Snowco. Quindi, non counter. No, ma che counter? No, ovviamente no. Questo è 4C Snow. Lui aveva pure mullicato, Questo è 4 o 5C. Adesso vediamo. però, eh. Verde E noi o facciamo la no. Non cambia nulla, facciamo l'anda preordine. rosso? E un po' di counter, eh. Bolt. Anda preordine sotto sotto. Va bene.
La landa non ci fa schifo. Ocon sa in questo matchup. Ma questo matchup vince da solo. Perché lui non avrà Questo però è un matchup molti modi molto per. difficile, te lo dico. Eo, e Molto, è concentriamoci. molto Faccio ponder. difficile. Facciamo ponder, facciamolo, va bene, possiamo farlo. Trovassimo Delver più qualcosa che lo fa flippare subito sarebbe buono. No. Ah, però Arcanista è forte. Dai, inizio forte sì. Vabbè, c'ho fetch dopo, metto arcanista, force of will e poi mi faccio via la fetch. Sì, peschiamo Force. Ah, peschiamo forza adesso? Sì, tanto Arcanista non lo possiamo Giusto, fare, no? giusto, Peschiamo Force. giusto. Abbiamo un po' di counter. Tipo. Adesso lui farà Uro, ecco, adesso vediamo cosa fa. Uro. Adesso fai Sfang a fine per pescare, intanto che già quella non è nostra amica. Madonna, Ice Fang non è Ancora no, amica di nessuno sta carta. Ice Fang a fine, che c'ha già Detach perché ha 3 permanenti neve. Mamma mia, questo è un remember, come si dice, modern, perché cioè, sai quante volte ho È molto fatto sta simile a un giocata? mazzo di Modern, solo che è molto più E beh, forte ti ovviamente. credo, immagino che giochi dei threat, insomma. Gioca le spighe, gioca Oko. Ok. Vabbè. Stappo. Sì, stappiamo. Ora noi. Stappiamo, peschiamo Arcanista, facciamo Delta, Arcanista, con le lande che abbiamo già senza fecciare. Fecceremo dopo al massimo, non è un Delta, problema. Arcanista, così siamo E qua protetti da Daze. arriverà la counter o la spiga sua, vediamo la spiga, perché se non l'ha counterato vuol dire che ha spiga in mano. Quindi. O che vuole comunque bloccarlo con. Noi lo dobbiamo difendere? No, la spiga. Noi lo dobbiamo difendere, ma sicuramente io una force che piccia Dez ce la tiro, onestamente Una parlando. forza che piccia di uno, una forza che piccia forza? No, una force che piccia Dez. Daze, poi lo posso fare gratis se lui si tappa. Sì, lo so, però mamma no, siamo già al suo quarto turno, è difficile che prendiamo valida quel Dez. Ora lui farà un'altra Sfang e avremmo potuto tirarci date, però comunque. No, fa brainstorm, ok. L'arcanista non lo vuole proprio vedere, mi sa. Ha Direi, cioè, è la nostra carta proprio del matchup, infatti fa forza. forza. Ha forza e. Io posso fare forza perché ho ancora Force of Negation per Oko. No, però dobbiamo dirgli di sì. Alla fine noi siamo contenti di questo trade. C'ha due carte in mano. Perché noi dobbiamo proteggere il nostro Oko. Questa è la mia opinione, poi. Partita Secondo me qua. complicatissima questa, Sì, mamma mia, nel cioè. G1 è quasi. G1 è impossibile, ti dico. Cioè. Ma in realtà questo qua è un matchup molto. È quasi impossibile Ah vincere, ti sì? dico. Io pensavo che non stessimo Sì. così male. No, stiamo malissimo. Cioè, un Uro risolto abbiamo perso la partita. Dobbiamo fecciare a fine, Eccolo, no, ricordati. Oko. Oko lo possiamo. Oko. E dobbiamo per forza counterarlo. Forza che piccia Forse. Negesh Fon Forza che che. piccia Fon. Allora, le cose sono due. Lui ha una Se fai carta in negation. mano, quindi non può avere Sì. counter. Ok, ti spiego. In realtà può avere Spell Pierce. Il discorso è questo. Se picciamo Fon, vuol dire che noi dobbiamo pescare per forza un'altra carta blu per avere forza attiva. Mentre invece se ci teniamo la Fon, potremo arcastarla tra 2 turni. Però, allo stesso modo, se noi rapestiamo carta blu, possiamo proteggere il nostro Oko. Quindi, non è sbagliato nessuna delle due giocate, vedi tu. Casino questa. Secondo me conviene Fon che piccia Fon e sperare di pescare carta blu per proteggere Oko. Dobbiamo fecciare, ricordatelo. No! Perché? Ah, già. Perché sapevamo di avere. Proprio, cioè, sono troppo concentrato sul resto. Non ti Va preoccupare. bene, quindi faccio questo praticamente inutile. Ah, potevo fare Ok, terra però ciao. perché se aveva Facciamo Daze. food. Se aveva No, Daze Dez non li gioca. piangevo, Non li gioca, non li gioca eh. Dez. E Facciamo food e passiamo. più. Ok, quindi noi giochiamo dalla parte del tavolo di Oko. Adesso lui potrebbe giocare dalla parte del tavolo di Uro. Brainstorm. Brainstorm al top deck mi sembra Eh forte. sì. Non ha fetch per levarsi lo schifo. La terra noi forse dovremmo tenerla in mano. Non lo so.
Un verde e un nero di Kay. Vabbè, Quasi muore così, sì, vedi. eh. Niente. Ma quanti colori Vabbè, gioca sì. sto mazzo? Gioca tutti i colori. Ah, 5. tutti i colori, perfetto. O ne gioca 4 o ne gioca 5. Ci sono versioni con rosso e versioni senza rosso. Feccio? Sì, Mi levo una feccio sulla terra. terra alla Sì, fine. leviamoci la terra. Prendi vulcanica. E speriamo di pescare qualcosa. Mandrill. Non è male. Al cimitero che rimane, solo Ponder e Preordain, anzi solo... Il Planeswalker. No, Perché il... vabbè, Ah, uguale. Era Planeswalker... minimale, ma il Planeswalker l'avrei Giusto, lasciato per per Goyf. Goyf, chiaro, perché noi gliel'abbiamo esiliato. Mi dirai che il nostro mandrillo fa 3 danni e muore, Ma Swandrillo non attacca neanche. Finché non però. troviamo buon. Non Questa... giochi. Ah no, la giochiamo così abbiamo Sì, forza esatto, attiva, posso almeno una giocare buona Force of notizia. Negation, Force of Will. Non attacchiamo e passiamo. Siamo al top deck. Lui ovviamente è molto più forte di noi al top deck perché c'ha solo missili in quel mazzo. Va bene. La forza serve per altro, certo, non per questo. Quali missili ha, per curiosità? Uro, Oko e se lo gioca Jace. Ma Jace probabilmente non lo gioca. E Uro, cioè comunque noi anche con Force of Will moriamo da Uro. Ovviamente, cioè, devi farlo entrare e poi il counter sull'escape, ma il cimitero ce l'ha già bello grosso per farlo escapeare 2 volte. Ovviamente questo pesca peschini al top deck come Noi se abbiamo pescato non due ci terre al top fosse un deck. Vabbè, domani. uno è colpa mia che non ho fecciato, però c'è cioè, Astrolabio, un altro peschino. E spiega. Risolve, spiega, ovviamente. Sì, risolvo. Ah, abbiamo perso. Beh, no, potremmo pure Vediamo. pescare una cosa noi. Lui ha una carta, eh. Tra l'altro vedo che Wasteland è molto utile in questo matchup. Sì, utilissima. Cioè, tipo pescare Oko. No, dai! Concediamo, concediamo. Concediamo! Sì, non ci riprendiamo Dai, più fammi questo. fare un turno. Ah, vabbè, giochiamo, giochiamo. Ci sta, vabbè. Mamma mia, ma come fa? Cioè, come Ah, è fa? scandaloso. Come fa? Ma è A fantastico! me fa tiltare Ha troppo. pescato tutti i peschini del mazzo, io non ne ho pescato uno. Vabbè, questo ci teniamo forse sopra. Non ne ho pescato uno. Narto Astrolabio c'aveva. Ah, mi levo l'ultima fetch che leva l'ultima terra Ultima dal terra. mazzo. E ora pescherò fetch che non prende niente. Questa è la cosa Ora fantastica. peschi Wasteland. Dai! Ah, no, Ora concedo. Ma concediamo. mi rodo il culo a concedere, però. Cioè, non è giusto. Cioè, non è veramente giusto. Stavolta non è giusto. Hai visto molto male. Brainstorm ovviamente, bolt, tutte cose. Ok. Allora, Sylvan Library sicuramente, Clotis sicuramente, Surgical sicuramente, Pyro e Reb sicuramente. No, Blazing Volley no. Ok. Allora, leviamo le Force of Negation sicuramente, un Chain Lightning sicuramente. E mi ha insegnato E tu che quando forse metti adesso vediamo queste, quante levarne, ma... i Daze non sono belli perché hai Pyro, Leviamo 3 Wasteland, penso. I Daze in realtà sono decenti, on the siamo anche play. on the play. Probabilmente li terremo anche on the draw, perché comunque pur essendo un controllo, come vedi, tende a tapparsi out spesso. E tu abbiamo messo Clotis, abbiamo messo Sylvan Library, Graveyard Data abbiamo messo, possiamo pensare... Dobbiamo levare un'altra carta, giusto? Dobbiamo levare un'altra carta. Leviamo un Riusciranno i Bolt. nostri eroi a fare Delver di primo? Leviamo un Bolt. E possiamo pensare di mettere Collector Roof. Però Perché? non è così forte. Perché gli blocca gli Astrolabi. È un mazzo che gioca 4 colori. Comunque gli Astrolabi sono importanti. Non so se tenere una Fawn o levare una Force, Will, ma... È un matchup grindy. Ma sì, rimetti una Fawn e leva una Force, Will. Ok.
E vabbè. Riusciranno i nostri eroi ad aprire una mano con Delver of Secrets, scopritore di segreti? Proprio lui? Yes, Delver of Secrets, un cazzo proprio. Però non Non vedo niente. Ok, ora vedi? vediamo. Mamma mia, che mano orrenda, però l'ha tenuta questa. Cioè, Penso la teniamo, la teniamo. di sì. La teniamo e Cioè, almeno facciamo rispondiamo a tropicale. uno, no? Tropicale passo, sì, almeno abbiamo risposto a uno. Cioè, mi ha detto che comunque moriamo da Uro. A questo punto da Uro non moriamo. Certo, no, no, almeno abbiamo Surge. Abbiamo Bolt per la prima stigia. Diciamo che se peschiamo un'altra non siamo messi così male. Ho capito. Cioè, mi pare che non è giornata. Lui mulliga 6. Però ci ha pensato tanto, eh? Tropicale. Questa è la classica mano che non fa impazzire, ma che se la mulli fa ancora più schifo quella dopo. È tipo scritto nel firmamento. Esatto. Quante volte, giocatori di Magic questa Ah. cosa la sanno. Brainstorm a fine turno. No, 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 No. no. Ah, perché ho fatto tropicale? Perché non si sa mai avessimo dovuto fare brainstorm per qualcosa. Però non abbiamo dovuto. Quindi. Facciamo fetch, sì. E facciamo brainstorm a sto punto. E vediamo una carta in più adesso. Facciamo. Andiamo via. Due terre. Tropicale fetch. Tropicale fetch. E guarda, faccio subito. Facciamo. E possiamo fare Ah, beh, Pokémon giusto, adesso. perché tra l'altro è Sorcery, quindi dobbiamo far ponder. Eccole le tretta. Allora. Ascoltami attentamente. Molto te Mettiamo Force in fondo. che. Goif dopo la Force. Sì. E peschiamo Delver. E peschiamo Delver, sì. Ok. Così noi facciamo Delver al turno dopo e dopo flippa con la Force. Noi possiamo fare il turno dopo Delver Goif. No, non Ah, non possiamo. possiamo perché Se no non possiamo. Non possiamo, certo. ti shuffli Sì, sì, la. sì, sì, sì. Basta. Ah, la giocava la non basica. Sì, perché di side la gioca probabilmente. Delver. Facciamo il nostro Delver. Mazza, questo mazzo. Allora, cioè, praticamente senza Prismatic Vista non funzionerebbe. Pyroblast. Hero, va bene. Allora adesso posso fare Goif. A quel punto sì, facciamo Goif. Cioè, non penso che Force of Will, poi non No, lo no, no, tanto quel loco noi non lo vogliamo picciare, lo vogliamo giocare in so. realtà. E se ci tira un counter qui sopra ci va anche bene. No. Ok. Però può fare lui, Oko, ed elchizzarci Goif. Lui probabilmente le Force of Will le ha levate, Perché? eh? Perché sono svantaggio carte, solitamente quando metti le Pyro levi le Force. Mo deve trovare immediatamente mana bianco. O verde. Ah, un fantastico delle televendite qua. Qui. Devo staccare il telefono di casa, mi devo ricordare. Oh, Goif può menare, incredibile. Facciamo fetch. Intanto attacchiamo, non fecciare, non fecciare. Attacchiamo. Goif mena. E a questo punto io farei Oko onestamente. Sì, facciamo Oko. Arriverà una forza. Ah, non ce l'ha forza, giusto. Cioè, penso che l'abbia levata. Forza No, Unigash. negation forza. Ok, lui si leva Oko comunque, quindi non è messo bene, Delver. eh. No, non fecciare. Perché non faccio Delver? Allora, il discorso è questo, che lui può avere un Dead of Winter, ma sì, no, facciamo, hai ragione te, a sto giro. Caspita. No, no, hai ragione. Non sia mai che fa un attacco in più. Se la porta a No, no, casa, eh? hai ragione, ci Ah, sta a fare è Delver. inutile lo stop perché non ho più fetch. Lui si è elevato Oko, effettivamente. Cosa? Lui ora potrebbe fare uno, ma noi siamo contenti se lo fa. Mazza, se fa uro è festa, oh. Cioè, Sì. se fa uro Da quello che ha veramente. fecciato mi viene da pensare che faccia veramente o Festa di paese Unfollow. se fa uro. No, lui sta cercando risposte disperatamente, ma siamo partiti. Per fortuna abbiamo visto bene le pescate. Beh, sì, ha anche già risposto a un Delver, Sì.
Immagino che Tarmogoyf non è così forte, ma si gioca perché non è blu, giusto? Perché sennò Pyroblast prende anche lui. O Sì, ovviamente, cioè, rimane forte in Legacy, praticamente. perché comunque in Allora, Modern è no, stato. non è così forte il Legacy, soprattutto Esatto, è stato ultimamente, tipo surclassato. Ragdelver si gioca addirittura senza Coif. Vero, immaginavo. Cioè, ripeto, sono carte che hanno fatto la storia di Magic e sono diventate obsolete. Alla fine ci pensi Mandrill, un 4-4 a 1 e non. Se flippasse sarebbe molto No. bello, non flippa, però questa è fortissima. Attacchiamo. 4-1-5. Noi comunque nel dubbio 4 peschini l'ha già fatti. Senti, dopo la partita di prima non mi stupisce più È niente proprio. il master dei Dai, peschini. ero. Sta a 9, il che vuol dire che con il nostro Bolt in mano lui ha un turno di È vita, cioè deve morto. fare No, Uro no, adesso. Deve fare vabbè. Se Uro, difenderlo. Comunque è anche vero che sta partita lui l'ha persa perché non ha visto manco un Ice Fang Cutler. sì, beh, Cioè, se lo certo. vedemo già. Spiga su Goif, va bene, per Va forza. benissimo. Muore uguale, eh? No, muore se flippiamo. Muore No, va uguale uno se no. se flippa il Delver. Che Gli tiro sto Bolt in sarebbe anche faccia giusto. io, No, io non glielo tiro il molto in faccia. eh. Sempre per consumare il mana efficiency, tutte queste teorie che Legacy non Abbiamo vale. 4 mana, perché tanto non. Cioè. Vedi che era morto però, eh. Flippiamo. È morto comunque. E glielo devo tirare. Certo, ora glielo tiri. Ma abbiamo 4 mana, siamo un mazzo che gioca cose a 1-2 mana, non è che è un Questa a zero, problema. tra l'altro. Usare. Niente, lui ha risposto, No, no, sicuro. no, Ok, morto, invece morto, no, non ce morto, morto. l'ha. Bella partita questa, eh. Tiratissima, ma mi sa che tutte le partite sono tiratissime contro di lui. Sono molto virate tutte, Ok, Daze on the draw è brutta, quindi Daze via. Ma sì. No, no, teniamo, non è Daze via. meglio Va forza? bene così. No, non è meglio forza. Quando, perché è svantaggio carte, devi ragionare, cioè tu fai un 2 per 1 quando usi Force. E E, su siccome abbiamo questi messo le matchup è tiro, importante invece non farli. è importante non fare svantaggio carte. Solitamente quando salvo rarica, tipo già questo è un caso anomalo, dove abbiamo messo le pile e teniamo comunque le Force. Solitamente quando ti metti le Oh, pile levi tutte le Force. threat. Questa è Surgica, una bella mano. questa è Cioè, mia. questa è una Non ha mano, ma counter. è una bella Lui mano. mulliga No, 6 di nuovo. avevamo un Daze, eravamo dei signori. Però abbiamo Bolt per l'Icefang, quindi io sono contento. Sì, mamma mia. Cioè, Ice Fang Cutler davvero ci rovina. E questa è la mano che solitamente dovresti aprire in lag con questo mazzo. Ma che a quanto pare No, non ci riesce oggi. no, no. Comunque, cioè, Ice Ok, Fang Cutler Astrolabio. veramente terrorizza anche il Legacy, eh. Mo in Modern non Sì, si gioca più. questo mazzo contro cui stiamo giocando è uno dei mazzi più. È uno dei mazzi più giocati in Legacy al momento. Tropicale Delver. Sì, tropicale. Cioè, vulcanica Delver. Vulcanica, sì, Va scusa. benissimo. Dobbiamo solo stare attenti al back to basics noi. Back to basics, che fa? Scusa. Ah, È un incantesimo a 3 che non fa stappare le terre non base. cioè, quindi siamo morti, se lo fa. Va benissimo, sfiga. Cioè, se fa back to basics, siamo morti. Dobbiamo cioè, avere risposte in mano. Noi facciamo Delver e fetceremo anche per fare Ponder. No, mi ha messo troppa paura questo back to base, non voglio più giocarci. Peggio di Bloodborne, no. Ah, ecco, ho risposto a back to base. se la fa ora no. Ah, da paura no. Però sta roba la dobbiamo tenere, quindi prendi, pesca Tropicale. quello che vuoi e lascia in top o Force o Brainstorm. Cioè, il tropicale è ultima e pesca una delle due. Pesco Force of Will solo per così, sai. Per dire, ah, ha fatto back to basics, ma io avevo forza, ma non avevo per picciare. Se la fa back to basics ovviamente. Ok, non la fa, meno male. Mamma mia. Ok, Delver flip, amico mio. Non sei proprio il favorito adesso, eh? Vado. Allora attacchiamo. Attacco Sì, vai. Preparati subito a fare Bolt sulla Stygia che sta però. Ah, sulla Ice sulla Fang Cutler Strix che che sta sta per arrivando. tirare, certo. Eccola. Eccola lì. Sul trigger Bolt su questo affare vedo una carta di meno. Lui, attenzione, che c'ha? Veil Ah, of non ci interessa. Summer. Non ci. Io glielo Scusa, posso levare, però. non ci interessa, non ci interessa.
Scusa, ma Velostar non funziona. No, infatti non Ma che so, cazzo ha forse vuole fare fatto? counter. Non so, voleva pescare una carta in più, No, non ha forse. pescato perché io non ho fatto spell blu. Ah, è vero, non hai fatto Cioè, ha spell. proprio Allora, buttato una questo gara. qui Adesso è concede. un bonobo, Adesso adesso dice. Ha concede. perso la Adesso concede. Ha perso la partita partita per qua. questa cosa. Cioè, ma che cosa. È Sì. bellissimo che sia successo in video, signori! Bellissimo! No, non concede perché sta Appena perso la partita per rosicando. sta roba. Adesso noi facciamo Goif e saluti a lui. Beh, con Force of Will in mano, effettivamente. Abbiamo Force per il suo Dead of Winter che arriverà al 100%. Dead of Winter non ci fa perdere, Sì. no. No, vabbè, Goif vive comunque. A parte Anche se esatto, fa cioè. un Fa altro permanente neve. -3 al limite. Anzi, che probabilmente se fa Dead of Winter gli dico anche di sì, ti dico. Sì, può Non la uso neanche quella Force. essere, infatti. Sì, fa Dead of Winter, infatti, lui. No, No, Silvan sì, no, questa qui deve andare proprio no, Lion. Questa assolutamente. no? No, no, Ma no, ha non due carte in mano. cambia le sorti. No, insomma, E che fa? Pesca pesca. 4 danni, 4 danni. Però si manipola. Non Vabbè, lo poi so. facciamola entrare. Cioè. Possiamo fare anche. Ah, Io non lo so, pensiamoci Silver perché un po' Library è di una tempo ce carta l'abbiamo, che. no? Allora, lui ovviamente vuole far vantaggiare. Però Silver Library non cambia la situazione di board. Cioè, io adesso gli faccio Allora, 7 e ho c'è. protezione per i miei threat. Più brainstorm. Vero, vero, però devi anche contare che lui può vedere risposta con questo Silver Che Library io gli countero. e tu gli counteri, Se no si vero? fa Però mandando 4 questo. danni e va sotto bolt. Vero, però questa Silver Library cioè vinci in due turni perché va incantesimo al cimitero per Goif anche, quindi boh. Ah, No, questo è vabbè, vero. proviamo così, dai, proviamo a farla entrare. Io ho molta paura, No, e però se hai vabbè, molta proviamo. paura. No, 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 cioè, proviamo, ci sta, dai, proviamo. È vero che abbiamo una race forte on board, Cioè, dai. ripeto, ora come ora Silver Library non fa nulla. Sì, no, è 4 e vero, dai. 3-7 in faccia. Wasteland che gli leva pure una risorsa. No, no, Wasteland, questa è immensa, questa è grossissima. Ok, adesso sono più tranquillo. Attacchiamo. Sì, il problema è solo il 4-3-7 effettivamente, perché c'ha un turno di vita in più. Però vuol dire che solo lui manipola solo la pescata. Una pescata, cioè. Sì, lui manipola. Sì, ovvio, lui decide cosa Guarda pescare. 3 Però gli e basta. Sì, ma ora che gli abbiamo levato la lama, non può vincere. È troppo indietro di mano. Infatti, vedi, E lui no, qua non paga farà 4, fa una spiga, uro. Fa chiaramente. spiga. Ha una carta in mano, ragazzo. Noi possiamo andare a vedere che c'è in cima. Ma scusa, ma di che stiamo parlando però? Ha una carta in mano lui, Force of Will. non lo so. Facciamo Brainstorm. brainstorm. Vai brainstorm, facciamo così. Brainstorm. Che rischio. Aiaiai, rischio davvero, che sfiga però, eh. Vabbè, mettiamo sopra doppia fetch. Probabilmente era da counterare questa spiga. Era da counterare. E gli diciamo ok, per forza. Qua è un errore. Madonna, è formato bellissimo, difficilissimo ovviamente. Qui devo Ok. Ci fecciare, eh. attacchiamo? No, non lo so perché abbiamo forza attiva con la prossima terra che peschiamo. Adesso vediamo cosa fa lui. Ma noi sta Surgical per levargli tipo boh, spiga, Ice Fang Cutter. No, Ice Fang Cutter lo contro Praticamente, secondo me possiamo levargli spiga veramente. Però ha anche i decay lui. lui. E allora, amen. Allora, se vuoi levargli spiga, lo devi fare sulla pescata per vedere cosa ha pescato. Ovviamente. Però Ma ne ho la già fa date però. due. La fase, la pesca sì, oh, che devo fare, cioè. Così non la pesca. Ovviamente sì. Vabbè, ma ne ha due, dai, può pescare No, DK, no. amen. Cioè, qui non si farà mai quattro vite. Dovevamo canterare. Feccia Lui via. sa la top e quindi feccia. Mettigli Ok. lo stop sulla pescata. Ok, io ho risposto a Trigger, forse adesso lo toglierei spiga, veramente. Ora. Sì, leviamo spiga, sì. Devo andare a pescare DK. Vediamo che ha in mano. Sì, era da counterare, ti devo dire. Allora, spiga e Devo spiga. pescare Ha dei decay, Force of però Negation sì. in mano lui, è una terra, basta. Quindi lui deve pescare due decay e un trophy ora. Back to basics non va bene. Ah, in realtà c'è con quella. Ok, sì.
Con quella forza non può farci niente col nostro Non clan. Quindi farci se nulla. pesca Oko, Leovold, questa roba qui non fa niente. No, anzi, Leo lo facciamo poi entrare se pesca. Ma tu sei sicuro di andare a pescare terra per fare doppio counter? Dipende cosa fa lui adesso. Se noi usiamo questa piro, sì, ovviamente. Noi non abbiamo Non fa saputo. nulla. No, ok, allora facciamo. Un turno di vita. Bolt, 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 bolt. Oh, ma che cazzo? È andata così, oh, che devi fare? Attacchiamo. Comunque lui non è messo bene, ma può ancora vincere con uno di vita. Cosa fa il nostro amico? Un Eswancoat che si prende nel viso questa. E non può fare forza perché l'unica carta che ha in mano dovrebbe essere Ovvio. forza. Adesso sta uno, non può più fecciare, non può usare Silva Library, eccetera. E la partita vincerà lo stesso, vedrai. Può darsi, certo, può vincere ancora. Basta che fa Oko. Ah no, Oko no, perché No, deve fare deve uno per fare vincere. terra e Oko. L'uomo dei peschini non aveva fatto. Che poi ricordiamo, Farà questo è uno, farà un l'uomo che. muro. Cioè, ha buttato un Veil of Summer. Ha buttato un Veil of Summer. Abbiamo sbagliato a giocare, onestamente. Fate che io. Va bene. Buttato Facciamo a un fine. Veil of Summer. Butta, no, ci tengo a sottolinearlo. Buttato completamente un Veil of Summer. Perché la gente pensa che dà Hexproof da tutto, no? E allora lo gioca su Bolt. Delver. Buono. Pensaci tu! Pensa un eroe! Un eroe d'altri tempi! Comunque, dai, alla fine, secondo me quella Silva Library non è stata così relevante. Cioè, se pescava, se Oddio. eravamo ad inizio, io ero d'accordo con te di counterarlo, ma se no, countero quello che Silva Library pesca. Qui non può No, fare siamo a posto noi. In nulla. teoria Lui può avere solo solo decay può decay. fare. Può fare solo decay. Abbiamo vinto. Veramente. Posto. Nonostante l'errorino. Comunque, te lo dico, lascia stare che a parlare si sbaglia. Io gioco spesso con i miei amici su MTGO. A parlare sbagli le giocate più ovvie. Chiaro. Perché sei in due cervelli, comunque due stili di gioco diversi. E comunque Ok, Delver è il mazzo dove se tu fai anche l'errore più io. piccolo perdi. Esatto. Così. Io intanto ho voluto aprire questo treasure chest trovando la merda, signori, e l'ho trovata Come in sempre nei diretta. treasure chest. Esatto. Allora, Andrea, grazie mille per aver partecipato a questi video. Grazie per avermi fatto giocare Legacy per la prima volta in vita mia. Vi ripeto, se siete interessati all'esport, seguite assolutamente Andrea, ma anche se siete interessati a Magic, perché sul suo canale ci sono un sacco di video Legacy, sul canale Twitch, perché ogni tanto l'hai streamato, anche lui sponsorizzato come me, da Mana Traders. A proposito di Mana Traders, volete giocare questo fantastico mazzo online? Molto semplicemente, c'è un codice sconto che vi garantisce il 20%, cioè il codice Akira, che spero che voi utilizziate perché vi conviene appunto utilizzarlo. Avete il 20% di sconto sugli abbonamenti. Last but not least, il canale è sorretto dagli abbonati. Quindi prendetevi un minuto per decidere, per pensare se volete sostenere il mio lavoro, che così continuo ad andare avanti a portarvi contenuti sempre più di qualità. Andrea, grazie di tutto veramente, sei stato un mito. Sappi che tornerai perché io devo giocare questo formato bellissimo, però ti toccherà giocare un altro mazzo. Quindi studiati un Grazie a combo. te, grazie per avermi invitato. Quando vuoi, guarda, io ho giocato tanti altri mazzi, mi farebbe più che piacere rigiocare insieme anche un Perfetto. altro Adesso archetipo. vediamo, voglio fare passare un po' di tempo perché sto vedendo proprio tutti i formati, sto cercando di portare perché è una cosa che mi piace, la gente l'aveva richiesto, Pauper è sicuramente il più richiesto, io non lo so giocare, trovo sempre degli ospiti con cui farlo e quindi insomma, ripeto, Legacy è comunque un mio pallino da una vita, non l'ho mai giocato in vita mia e adesso finalmente ce l'ho fatta. Grazie ad Andrea Omega Cartucci. Grazie a te. Ciao a Ciao a tutti. tutti!